Grandi gruppi, intanto... che ci avete in testa? Che anche Bonaccini, gli dico la verità, che voi amate molto, anche voi Italia Viva, oggi dice, guardate che noi abbiamo i nostri balneari che danno 50.000 posti di lavoro, ma di che stiamo parlando? Per dirle, no? Allora, la politica deve dimostrare serietà e la serietà non si dimostra privatizzando di fatto dei beni pubblici, perché... Le concessioni prorogate senza gara per 10 o 20 anni, l'ultima proroga l'ha fatta il governo Conte, è stata poi bocciata fino al 2033, significa semplicemente privatizzare dei beni pubblici e questo non è possibile, soprattutto visto lo spread fra quanto quei beni fruttano e quanto invece arriva allo Stato, cioè a tutti noi, cioè ai cittadini italiani, a proposito di italiani. Bene. Ci vuole equilibrio, non si può dire Bolkestein subito, applicazione immediata, non si può neanche dire proroghe decennali. Noi dobbiamo chiarirci, il governo Draghi ha fatto una scelta molto giusta e molto equilibrata. Noi abbiamo prima di tutto un lavoro di censimento da fare, perché le situazioni dei balneari sono completamente disomogenee. Non sono tutti uguali. Da regione a regione, cioè, chi paga 40.000 euro per una spiaggia e chi uguali. Ne paga 1.000? Hai ragione, è vero questo. Ci sono realtà veramente a conduzione familiare che vanno tutelate, realtà che hanno fatto investimenti che vanno tutelati e poi ci sono realtà invece che hanno già 100-150 dipendenti che sono già delle multinazionali di fatto e che stanno sulle nostre spiagge. Quindi censimento e poi gare per permettere a giovani di entrare nel mercato e per permettere alle famiglie che hanno titolo di continuare con un titolo nuovo quell'avventura. Secondo punto, e mi taccio, che invece riguarda tutti ed è omogeneo, è il tema dei canoni. Gara o non gara, familiari o multinazionali, non puoi pagare i canoni sono uno scandalo. Sono d'accordo. Sono uno scandalo. Però quello è facile. Pensi che una ieri... sacca di privilegio me ne dico una mangiare. Cosa, scusi Nobili, così lei fa una piccola indagine perché lei fa politica a Roma. Ieri ho collegato un signore molto famoso da queste parti che si chiama Il Mastino, che ha un bellissimo posto sulla spiaggia a Fregene dove tutti quelli che stanno a Roma vanno perché insomma quando c'è un po' di sole è un posto magnifico. Cosa mi dice Il Mastino? Interessantissimo. Lui sa che pagava 38.000 euro, uno di quelli che c'ha una concessione più che decente, insomma, paga un vero canone, diciamo. Però l'anno scorso gli hanno detto che ci dovevano rivedere i prezzi e invece di alzarli l'hanno abbassato, paga 8.000 euro adesso, cioè è una roba strana, invece di alzare i prezzi li abbassiamo, c'è qualcosa che non quadra, secondo me. Non so se ha avuto a che fare col Covid, questo non lo so, in ogni caso questa situazione va affrontata con equilibrio. Bisogna aprire le porte alle gare, farle fare con raziocinio dopo un censimento che distingua no. Allora, la del gestione dice familiare no. Che c'è di male a fare una cosa fatta così? No, ma vede... In tutto ciò dimentichiamo clamorosamente che non esiste, come ci racconta l'Europa, un mercato europeo delle spiagge. Mi sembra che vi sia un mercato Italia, Spagna, Grecia e Croazia. Non c'è un mercato europeo. Quindi questo è il primo dato su cui dobbiamo confrontarci. Perché chiunque dica facciamo una gara europea su beni che sono solo d'Italia, Spagna, Grecia, Croazia, beh, insomma, ci racconta che qualcuno può venire a investire in Italia, non noi che possiamo andare a investire in Germania. Almeno io, francamente, sulle concessioni balneari in Germania ci punterei pochi beh, sì, euro. In effetti è un settore in cui noi abbiamo qualche chance in più. Questo sono d'accordo con Del Mastro, francamente sì. Ecco, in seconda istanza, ma se io imprenditore sono stato prorogato fino al 2033 e ho fatto degli investimenti e nel 2024 mi metti a gara, io imprenditore ho ricevuto un danno o no da questo Stato? Mi chiedo. Allora, scusatemi. Noi dobbiamo tutelare prima di sentire 30.000 aziende Nobili che hanno preso le nostre cose fra le più attrattive al mondo. Devo chiedere un parere a Damilano, che è uno scienziato della politica, perché devi sapere che ieri Salvini...